Andrea Pinkez, la fiaba di Bernadette che non ha visto la Madonna. Andrea, che differenza c'è tra una fiaba e una favola? Ma lo spiego all'inizio di questo romanzo anomalo, che comunque è una fiaba. Le favole sono quelle, non so, di Fedro per intenderci, hanno per protagonisti animali e hanno soprattutto una grossa connotazione morale, a volte persino anche troppo moralistica. Nelle fiabe invece interagiscono esseri umani con altri esseri umani, a volte con animali, a volte con figure che appartengono all'immaginario, come le streghe o comunque figure orrorifere. Il mondo animale forse nelle favole è più rassicurante di quello fiabesco, contrariamente al fatto che noi crediamo che fiabesco significhi necessariamente bello, gentile, dolce, soave. Hai un minuto per presentare il tuo libro, come lo presenti? Ma ribadisco, è una fiaba, esce dal sangue, generato dal fatto che una strega decide di abbandonare il quadro nel quale è raffigurata e si ritrova in una realtà altrettanto orribile. Lei è finita sì a rogo in un periodo storico terribile in quanto inquisitorio e si ritrova ad avere a che fare con un suo persecutore che è un inquisitore, ma anche con la mafia russa e con realtà che abbiamo assolutamente a portata di mano e a portata di strega. La storia è una storia di fuga, è quasi un road movie, pur essendo anche una fiaba, è la storia di un incontro, anche una storia d'amore. In quello è fiabesca, perché forse l'amore può redimere. Sicuramente non salva, perché credo che in questa storia ci siano più morti ammazzati che in un film.